Sale a 33 il numero delle vittime positive al Covid nel Vallo di Diano. Si tratta di una donna di 85 anni, ospite della casa di riposo di Teggiano e trasferita all'ospedale di Agropoli, dove è deceduta in serata. È il secondo decesso legato al focolaio della RSA di Teggiano. È morto anche un 50enne a Monte Corvino Rovella a causa di complicazioni dovute al Covid che non gli ha lasciato scampo. A Polle e Sala Consilina rispettivamente un nuovo contagio. A rendere nota la sua positività al tampone attraverso Facebook con un post pubblico il consigliere comunale di Sala Consilina Antonio Lopardo. Sono 190 i nuovi test positivi nel Salernitano, in leggera crescita rispetto a giovedì. La Campania conta nella giornata di ieri 1340 nuovi casi, 17 decessi in tutta la regione nelle ultime 48 ore. Contagi fuori controllo all'ospedale Ruggi di Salerno, ben 28 i casi nelle ultime ore, 11 operatori sanitari e 17 i pazienti. Chiuso il reparto di ortopedia all'ospedale Santa Maria della Speranza Battipaglia dopo il tampone positivo per 2 infermieri e 3 pazienti, che ha portato alla sospensione dei ricoveri e la chiusura temporanea. Dopo un terzo giro di tamponi ai camici bianchi si attende il via libera per tornare operativi dopo i 10 giorni di stop. Allarme Covid anche a Salerno, dove 4 addetti del centro medico legale dell'INPS sono risultati positivi al tampone. Ad Angri il Covid blocca il sindaco Ferraioli, un assessore, un consigliere e 3 dipendenti comunali. Buone notizie invece dalla casa di cura di Pellezzano, dove durante le scorse settimane erano risultate positive 30 persone. Ora sono negative al tampone 29. Anche dalla costiera amalfitana diminuisce il numero di persone affette dal virus e aumenta di conseguenza il numero dei guariti.